Ci siamo ragazzi. Allora, intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mars. Oggi proviamo questo gioco qua che me l'hanno inviato gli sviluppatori, la Ellada Game, che ringrazio veramente. E questo gioco, Niflheim si chiama, penso di, spero di averlo pronunciato bene. È un gioco che l'avevo adocchiato una volta in un video tempo fa, un bel po', qualche mesettino fa, vabbè, del 26 settembre 2018, quindi non tantissimo. Ed è un GDR avventura scorrimento. Su Steam sono andato a vedere che ha, insomma, una recensione per lo più positiva. Diciamo che deve anche piacere come gioco, quindi magari... Quindi io lo proverò oggi per la prima volta, anche perché l'ho proprio scaricato adesso. E quindi lo proviamo. Aspetta, mettiamoci anche su Discord. Ok. Allora, noi possiamo... Ho abbassato un po' l'audio. Giocatore singolo o multigiocatore anche. Non so come funziona il multigiocatore. Io ho già una partita di 21 minuti, no, è impossibile, ho giocato molto meno. Se noi facciamo una nuova partita possiamo già scegliere tra la collina dell'orso antico, la foresta del lupo guercio, rughiera dell'aquila del deserto e deserto del drago di ghiaccio. Penso che siano biomi diversi, credo. Un terreno montuoso con rocce di ghiaccio, perdita d'occhio, ricoperte da una corte di fredda nebbia, oppure paludi mortali, quindi sarà un discorso di biomi. Ma noi andiamo con quello che avevo già, anche se non ho la più pallida di come funziona. Ho visto che c'è parecchio crafting. Noi siamo questo personaggino qua, che è un guerriero. Abbiamo la nostra, il nostro porco inventario qua. Abbiamo gli strumenti, l'arma, l'arma a distanza, l'equipaggiamento, salute, difesa, forza, tutto in italiano ragazzi pure, e sazietà, e frecce, picconi, asce, ok, quindi dovrebbe essere un GDR con tanto di crafting, perché questa è la nostra, diciamo, base. L'abbiamo trovata così, però vedete che si può equipaggiare. Qui per esempio vuole legname e pietra. Noi legname un pochino l'abbiamo preso, la pietra no. Quindi qui c'è una cassaforte, c'è dentro un coltellino. Qua per fare la falegnameria vuole i ramoscelli, noi non li abbiamo. Vuole la pietra. Entrare io, c'è il teschio. Cosa sarà? Il gabinetto. Qui c'è varie casse. Boh, quante casse sono? È una cassa che contiene più casse. Poi qua cucina. Vuole pelle di coniglio e pettorina del cacciador. Esc. Costruire uno screen ancora, basta screen. Alchimia. Questo sarà sempre scrigno. C'è qualcosa? Che è? Ah! Un cadavere. C'è un cadavere. Ma che è? Le mutande? Questo, secondo me questo stava lavando le mutande nel fuoco, ci è cascato dentro. Non fidarti dei sacerdoti, trova ciò che più temono nelle profondità, non sono ciò che pretendono di essere, preparati, stanno venendo per te. E mi preparo come? Sono un braghe. Aprire lo scrigno. Ok, no, ah, questo è il secondo scrigno, quindi sono tutti colleganti allora. Bene, e questa è la base che io sua, che ho già trovato così. Quindi, ok.
fame. E fame. Ah, anche giorno notte. Lui ha fame perché 74 sazietà, come infame. Allora, teletrasporto M di tutorial. Il tutorial non lo voglio leggere, ragazzi, perché io non sono fatto per i tutorial. Allora, noi qua possiamo, io posso tirare giù l'albero. Oh! Aio. Fedate nei bassi fondi, anche se non li hanno. Due parti di scheletro e un sale di roccia. Il sale ce lo danno gli scheletri, non vedo la relazione. Carota è un po', movimenti un po' tre semi essiccati. Ma io non vorrei entrare in queste cose qua ancora. Porcino nero. Luppolo. Ci si farà la birra col luppolo. Nuovo livello. Taglia legna livello 1. Ah, ho capito. Quindi più taglio, più acquisisco. Purea di legumi. Questa è una cucina. Abbiamo i fagioli, che non so dove li ho presi. Abbiamo i semi e abbiamo il sale. Crea. Ok. Quindi dove me lo ritrovo io questo? Ah, qui sono tutte le risorse. Aspetta un attimo allora. Qui sono le armi. Scudo. Che è questo? Pollo da campo, già cotto? Funghi alla griglia. Ma no, come ho fatto a cuocere i funghi alla griglia che li ho raccolti prima? Non si raccolgono già grigliati, magari. Ah, sei me ne ha date addirittura. Allora, voglio mangiare. Ho già mangiato? No, mi sa che li sta tirando via. Sta magna? Ah, la fame è qua. Allora, siccome, vabbè, si copre, lo vedete parzialmente, è un po' coperto dalla camera, però è qua sopra. 152. Quindi, io lo posso vedere anche qui. Perché qua mi dà 99? E, ok, 99 anche qua. Però è di 152, no, di 100. Va bene, quindi volendo noi abbiamo qua una cucina. Random. C'è delle scritte però. E quindi? Ma io di notte subisco qualche malus? Che fa? Ha visto? Allora, se quando diventa verde, vedete che vuol dire che può fare qualcosa. Intanto è cresciuto il cane. Devo picchiare il cane? Sì. Poverino, vabbè. Ok. Pelle di lupo. Bacche, c'è le bacche qua, sono sparite. Un'altra locazione, no, al momento no, al momento restiamo qua. Qui mi indicava che c'era un lupo, però se me lo indichi dopo non è che c'ha molto 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 senso. Api, uova, coniglio, anche le pecore, ma devo proprio massacrare tutti gli animali che trovo. Vabbè, io ci farò una pacifica convivenza perché... Ah, i ramoscelli si prendono dai cespugli. Ma povere bestie. Allora, qua cosa posso fare?
costruzioni, orto in legno che sicuramente mi servirà, ma ci manca la corda, pollaio, quindi le bestie si possono anche non solo uccidere ma anche catturare, e ovile. Ok, io non posso così niente perché vuole la corda di qua, orto, pollaio, ovile, va bene. Entra con calma. Devo vedere questa porta qui che cos'è. È il gabinetto, secondo me. Alessandro, sì. Non lo so perché lo sto provando adesso, non c'ho veramente idea. Ma qui? Ah, devo scavare? Ah, c'è la parete, è inutile che corri. Capito, ma... carbone addirittura. Ma arriva da qualche parte. Ok, minatore livello 1. Ma è solo per prendere risorse o arriva da qualche parte? Deve essere anche a più livelli perché sotto vedo altro. Però con la pietra noi possiamo fare qualcosina qua. Costruire la cucina, che penso sia quello, ok. Quello più essenziale. Poi possiamo anche migliorare la cucina. Attualmente non possiamo. Crea. Possiamo creare. Disponibile. Uova sode. Beh, in realtà c'è anche una carota. E quindi abbiamo consumato tutte le uova. 37 di 150. Quindi bisogna mangiare assolutamente. Abbiamo anche delle pozioni. Pozione di rigenerazione, pozione debole della forza, pozione leggera della di pelle pietrosa e pozione leggera della salute. Magna. Vediamo un po'. Ci mette anche del tempo a mangiare. Mangerei un cavallo. A te sei proprio un animale però. Ok, possiamo mangiare altro. Tipo uno di questo. Vabbè, cibo comunque un po' ce ne abbiamo, eh. E dovrebbe recuperare anche un po' di salute mangiando. Giorno 2, abbiamo anche giorni. Monete. Allora, quindi la cucina l'abbiamo fatta. Poi questo che cos'era? Alchimia, no, alchimia adesso non penso che sia una cosa un pochino secondo, cioè più avanti magari. Non c'è altro. Ma posso anche fa? Vorrei se correva, faceva qualcosa. No. Di nuovo. No, con spese si attacca. Ma se c'era una corsa più... non c'è una corsa più rapida. Falegnameria. Vabbè, facciamola. E quindi... cosa mi crea? Ah, mi crea le tavole di legno, oppure una trappola. Ecco, la trappola... può essere utile per catturare gli animali. Facciamone due.
Quindi penso che le due cose principali le abbiamo fatte. La fucina sarà per le armi, ma ci manca pietra. Qui si entra, anzi non si entra, si esce. Dai un calcio, anche se ormai dare... Aio. Ma lui non scura, non ce l'ha. Allora, due parti di scheletro, pettorale di rame, cioè una pseudo armatura, allora. Eccola qua. E lui non ha niente. Bellino, cambia anche esteticamente, quindi un'idea te la dà, diciamo. E poi, in realtà sono scheletri spacciatori. Aio. Quindi non schiva. Sono scheletri spacciatori e questo è un grammo praticamente. Ma c'è anche una spada però. Ah, ecco, l'ha presa. Ah, stivali pure, ma se faccio col... Ok, la metto direttamente col destro. Poi 10 di danno. Non capisco perché poi c'è il triangolo in giù e dà meno 10. E questo 15 di danno col triangolo in giù, meno 5. Quindi questi fanno uguale. Questo fa meno 10, però c'è questo triangolo in giù che non so cosa significa. Sarà qualche tipo di malus. Ah, i fagioli. Ho preso i fagioli. In realtà sembrano piselli più che fagioli. Allora, entriamo da qualche parte. Zucca. Proviamo. Questi dovrebbero essere tipo dungeon. Puoi parare lo scudo se ce l'hai. No, non ce l'ho lo scudo. Ci conosciamo? Ed ecco che mi fa visita un caro ospite. È raro vedere facce nuove alla fine del nulla. Fammiti dare... Questo parla di, peggio di come leggo io. Fammiti dare un'occhiata. Errore di Niflheim. Ah, non essere così sorpreso. So molte cose. Dimenticandone più di quante te ne possa imparare e ricordandone molte altre. Fai un favore a questa vecchia signora. Ah, pensavo fosse nuovo. Trova per me un pierpane. Come ricompensa ti narrerò la storia di questo luogo ed anche la mia. Tiesto uno di pane e un rotolo del portale. Vabbè, questa signorina vuole un pierpane, glielo porteremo. Questo non so assolutamente, è un portale questo qua. Perché per andare a prendere un pierpane ci vuole un portale. Ah, così recupero. Ok, ottimo. Sono stanco, un attimo. Capito, è questo come l'attivo? C'è anche la resistenza delle armi, eh. Quindi occhio perché... Ho capito signora, ma io vorrei attivare... È qualche missione in sospeso? Sì, capisco tutto, però... Ma te ce l'hai Alessandro questo? Dato che già mi hai detto dello scudo... Io non so come aprire il portale, non c'è, non ti dà indicazione. Quindi, sì, lo giocai molto tempo fa, è uscito il settembre del 2018, se non sbaglio. No, non è proprio vecchissimo. Oh, la Madonna. Oh, ma che anche dopo? Basta. Non uscire.
combattimento, diciamo, è abbastanza punta e clicca, nel senso do coglio coglio, poi magari con lo scudo. Ma guarda sto topo, una ghianda. Ok, penso che mi abbia dato la solita roba. 6 di armatura, armatura rame. Sì, è identica. Poi armi, forse mi ha dato una spadina che comunque è sempre la solita. Ok. Entrare, ancora. Vita. No, è cibo quella. È un cibo abbastanza basso. Quindi dovremmo avere qualcosa di cotto. Un pollo, carne no, è crudo. Allora, cotto, avevamo qualcosa ancora. Porco, abbiamo anche delle porte così. Oh, un bel polletto. Tra due polletti. Recupera infatti molto più in fretta il polletto. Ah, è dal 2016 che è in accesso anticipato? Ah, non lo sapevo Alessandro. Io sono andato a vedere su Steam e mi diceva 2018. Allora è un bel po' che c'è in circolo. È in circolazione. Sta fumaraglia qua non è proprio aria fresca di campagna. Però è molto dispersivo perché vabbè, sono tutti cunicoli, però vedo che dentro i dungeon ci sono parecchie porte e fumaraglie anche di qua, quindi ti obbliga ad andare da questo lato. Ah, si scende. Vedo che ancora. Qui c'è il fumo, che non so se il fumo è un po' un obbligo a spostarsi oppure. Dal senso che magari uno scenderà più avanti quando può evitare l'intossicamento. Sono obbligato allora. Ah, c'è anche qua. Si romperà subito. Aia, la lama. Topo ancora, topo, ti è. Va bene, no? E sale. Parte di scheletro. Qui si conclude. Qui il solito fumaraia. Vita bassa, quindi se mangio recupero. Vediamo un po'. Sì, poco però. Abbastanza poco, qui è chiuso. Trentanove, 36, scende parecchio quando incontro il fumo. 30. Scende parecchio, quindi diciamo il fumo per il momento è tossico. Però io non posso affrontarli. Con 30 di vita. Ma il fumo si sposta, ragazzi, perché prima in questa entrata qua non c'era. Quindi non è fisso, diciamo, in un determinato posto, ma si sposta. Tutto
Sul fumo rosso perdi vita, sì, l'ho notato. Quindi andiamo a mangiare un po'. Andiamo subito a mangiare. Il fatto è che più che mangiare mi dovrei riposare. No, lascia perdere qua che al momento. Che ci dovrebbe essere il trono se non mi sbaglio. Si recupera abbastanza velocemente. E il cibo. E il cibo cala. Magari forse calerà più lentamente. Tanto. Vediamo se intanto mangiamo. Poi abbiamo preso, vabbè, la pergamena, un paio di porte che poi. Cibo comunque ne abbiamo un botto alla fine. Basta solo cucinarlo. Ok. Giorno 3, Vai. Bisogna farci un po' di provviste. Questa era la fucina che ci mancava, la pietra, che si può fare benissimo. Non fa un po' di pietra, va. Ok, mettere le trappole vicino. Sì, adesso le mettiamo. Carbone, di qua ci dà il carbone. Questo non sembra che si possa. Fungo verdognolo. Argilla, pietra. E molto probabilmente nelle attività il cibo andrà giù più velocemente, credo. Ok. Allora. Facciamo la fucina. 7 di pietra, no, 4 di pietra e 4 di legno. Ok. Qui ci va il carbone che lo possiamo creare con il legname, credo. Però noi abbiamo anche il carbone vero e proprio. E possiamo fare per il momento la pettorina d'ossa, che è quella che credo ci abbia dato 4 di armatura, meno 2 di questo triangolino rosso che non so cos'è. Vediamo un po' quello che ci abbiamo noi, che cos'è. Secondo me è la stessa cosa. 6, no, addirittura meglio. 6 di armatura. Quindi come primo livello è la clava, che anche questa praticamente non lo usiamo. Però noi il carbone ce l'abbiamo. Però la possiamo fare se ci manca. Ok, qui possiamo fare l'assi di legno. Le cose
basiche, fondamentalmente. Allora. Possiamo fare altro? No, allora andiamo con questi. Fuoco. Poi non so se questi livelli noi possiamo inserirli da qualche parte. Taglia legna. Ah, ok. Praticamente noi aumentando di livello si arriva a queste, a questi simboli tipo runici, e praticamente ci danno delle abilità. Però credo solamente quando arriveremo qua, tipo sarà tipo livello 10 o 12. Va bene. Poi l'arma. Ah, possiamo anche scambiare l'arma. Ok, le frecce le mettiamo qua allora. Materiale di consumo, ci possiamo mettere il cibo. Quello preparato. Oppure, anzi, facciamo così. Una roba del genere. Con tre la fialetta, 1 e 2 il cibo. E questa, vabbè, quando si rompe la cambieremo. O altrimenti al posto dello scudo 10, tanto questi sono tutti uguali. No, non lo fa mettere, è unicamente dello scudo. Notte? Notte. Ho fame. Ah, e no, stavo guardando la fame. Dai, una spallata. Non so se le armi le possiamo riciclare. Cos'è questo? Zanne. Ah, giusto, le trappole, mi sono scordato. Ma le mettiamo. Questo che cos'è? Non sei più distrutto. Non so che cos'era. Allora, per mettere le trappole, l'ha messa così? Ah, ok. Mettiamo una di qua. Vedi, c'è già il porco spino volenteroso. Vai, torneremo a breve. Qui cosa voleva? La corda, quello che ci manca. Mi ha sempre più fame. Ok, lui tranquillamente si può muovere anche mentre mangia. Ah, la fucina prende il carbone automatico se lo è dentro il forziere. Ah, e che palle, tossico qua subito. Quindi lo metteremo nel forziere allora. Qui chiude. Eeeh.
Ma non mi avanzare però. È il topo, è quello che fa più danni di tutti. Allora, abbiamo preso uno scudo. Che fa 15 danno, ma lo scudo non dovrebbe far danno. Ecco, uno di armatura e 25% di diminuzione del danno. Ok. Ma appare in automatico? Ok, ora invece che le chiappe si vede lo scudo. Vabbè. Oh, ragno. Mi sembra abbastanza avvelenato. Non mi sembra. Bistecche di ragno. Le famose bistecche di ragno. Soffiaci. Io qua non posso andare. Tanto che lui fa cose, mangiamo. Di qua nemmeno. Corri, 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 corri. È chiuso. Ma non è giusto. Magna, magna, questo mangia in continuazione però. Non posso fare niente. Io non so se c'è qualcosa di no, 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 no. Allora. Questa mi ammazza sicuro. Amico? No, forse amico. Il primo passo, passi nel buio per la prima volta in un centinaio d'anni, o erano migliaia. Ho la compagnia, salve, chiunque tu sia. Non sei al servizio della regina con due facce, lo sei? No, altrimenti non avrei avuto nemmeno il tempo di salutarti, giusto? Non emani il suo odio, conosco bene il suo odore. Per secoli i miei fratelli li abbiamo servita, cercando i tesori più preziosi. Le armi più potenti, poi un giorno, ma te non hai bisogno di venirne a conoscenza. È più sicuro per entrambi, fidati, l'oscurità è avida di segreti. Ho un favore da chiederti, saresti così gentile di portarmi 10 fungo ragno? Ti ricompenserò adeguatamente, l'oro qui non mi serve. 120 di oro, richiesto fungo di ragno. E l'ha ammazzato i ragni, prima mi ha mandato le bistecche, io ho le bistecche di ragno. Se le vuoi. Ecco, le forziere. Ma posso rubare tutto? Ma io rubo tutto alla grande, scusa. Se non si arrabbiano. Vai. Grande pane, ma questo è un pane, sembrava un cappello. Là, il rotolo del portale. Ah, ecco, ottieni bottino. Ah, questo è il bottino del dungeon. Allora, oppure era il bottino di quell'altro, non se ne è manco accorto. 4-4, e poi qui. Qui è 3. Scende ancora. Quindi vita siamo al ma. Si avvicina all'esercito. Anche dopo la morte. Ma che è, se vende questo? Che dopo 7 giorni ti arriva l'orda. Anche dopo la morte i guerrieri continuano ad essere degli eroi. Tutti coloro che hanno perso la vita a Niflheim hanno sete di sangue e vendetta per la sofferenza subita. Preparati a difendere la fortezza, costruisci torri e fabbrica abbastanza munizioni per sopravvivere all'attacco e non diventare un'altra armatura vuota in terre pericolose. Un consiglio dei più esperti: se il nemico dovesse distruggere il tuo castello sarà la vostra fine. Quindi abbiamo il combattimento, che è un po', diciamo, abbastanza sempliciotto, però abbiamo il crafting,
E abbiamo anche la discorsa difesa. Quindi a fare delle torri. E qui è chiuso. Vabbè, io ho il tempo di... A 7:49. Aia, allora devo tornare indietro al volo io. Però, scusate. Cosa mi ha mandato? Zanna di ragno e palla di pelo di ragno. Pozzo di ragno. Vabbè, io allora me ne torno perché sono 7 minuti e 7 day, giorno 4. Lei missione in sospeso, quindi non... Attraversiamo qua a fumaraglia. È for day questo qua. Sette vichinghi per morire. Mi sa anche a me. Ho fame. Azza, questo mangia più di un americano al McDonald's. Oh, da dov'è l'uscita qua? Ci si capisce? Qui, è qua, non è qua. Ah sì, è questo. Due, capito. Ma tutte ste porte mi ci rincoglionisco. Oh, allora. Manco ci fosse la fermata dell'autobus qua. Il grammetto va preso. In tutto questo io le torri però. E ancora? Qui non vi è nessuno perché ovviamente. Allora, le torri. Io devo andare dentro, credo, oppure le posso fare. Qui no, perché mi dice solamente orto, pollaio e ovile. Quindi io le torri da 5 minuti, porca boia. Ho fame, ti è magna. Le torri. Ma va a sapere. Allora, le torri, se sono di legno, sta corda. Come si fa? Porta, vabbè, le porte ne ho un paio. La corda, risorse insufficienti, vuole catrame infiammabile. Dove trovo il catrame infiammabile? Stivali. Spallucce di rame, bracciali di qua, qualcosina in più fa perché abbiamo trovato il lingotto di rame. Ho capito, qualcosina in più fa. Però noi avendo trovato un po' di robina, questo 6 di armatura, penso che sia, no, l'ha persa l'armatura. C'è praticamente nella gonnellina e il caschetto. No, cominciamo a mettere un po' di roba. Qua dentro. Tanto credo che poi la ritrova in automatico quando serve. Lasciamo.
pane è meglio che non lo mangiamo. La rana fa compagnia. Ma sta mangiando? No, invece lo sta mangiando. Allora, la lana ce l'abbiamo per fare la corda, in realtà. Ci manca. Vabbè, tutte le scuse per mangiare sono buone, eh. Ci manca questo catrame infiammabile, che lo farà l'alchimia a sto punto. E le torri non so, non so come farle, mi invaleranno. Che cosa devo fare? Alchimia, pietra e le assi, capite, è tutto collegato. Quindi dobbiamo fare un po' di legna. Ottieni bottino. E l'ho ottenuto il bottino, no? Ah, qui ci sono anche delle missioncine. Ok, queste intanto penso che vengano un po' da sé. Giocando. Albero. Quattro cachi. E per il figlioletto, una scorreggetta. Era quello di Pierino. Cosa desiderano i signori? Cachi, cachi anche per me. E lui per il figlioletto, una scorreggetta. Grande Pierino. Ne prendo una montagna di legna, così non ci penso più. Ah, fa rutta? Ha ruttato. Ma ti decidi, dipende un... cioè... o stai di qua o stai di là. La rutta, rutta. Ho mangiato troppo. C'è qualcosa qua? No, non c'era niente, bene. Mi sembrava ci fosse qualcosa. La fame fa brutti scherzi. Ma c'era qualcosa o non c'era? Adesso è vuoto, allora c'era qualcosa. Dai, che tra due minuti arrivano, fatemi fare almeno la roba. Oh. Ah, posso fare anche le frecce. Allora, crea. Mi sembra che ne volesse tre. Ok. Oh, è rutta, no? Sembra maleducato proprio. Poi dice che ha fame. Dai, butta il tacchino qua. Guarda, ma no, questo è un altro tacchino. Due prosciutti di vera, uno di agnello e uno di maiale. Giustamente, non è che poi tutta l'erba in fascio, eh. Qui lana di coniglio. Questa che cos'è? Una zucchina verde. Ma questi sono piselli, no? Non mi viene a raccontare. Fagioli, sono piselli, ma dove l'hanno visti? Gran turchese. Allora, andiamo di qua. Dai che manca due minuti. Ah, le assi, un attimo, che l'ho lasciati di là. Non le ha prese. Con la resina si creava il catrame infiammabile tramite il banco di alchimia. Sì, ma infatti è una cosa di alchimia. Però la devi non buttare sul semplice all'inizio, perché sennò... cioè, ora bisogna vedere se l'alchimia me la fa questa resina.
altrimenti 3-4, ma vai a cagare, bisogna andare in bagno a scavare come fuggitivi. Guarda, se questa sembra una posta, sembra il bagno, la porta del bagno sembra questa, dai. Caricamento. Questa è una morte, questo qua, la morte che combatte con l'orso. Ma c'è anche sotto qua. Una, due. Guardate qualcosa, sì, tre, quattro, credo. Mi mangerei anche velo. Povere bestie. Ok, siamo arrivati in fondo. Comunque ha fame veramente questo. Questo mangia più di me. No, la moa non c'è scuse, eh. Vediamo un po'. Catrame. Ci vuole la resina e il ramoscello. Perfetto. Me ne fa credo due forse. Quindi. E serviva per fare la corda. E poi con la corda facevamo. Ma capite? Lui mi aveva detto le torri. Le torri mi sa che è ancora lontana. Ma ha scritto qualcosa, non ho visto. Facciamole tutte, vai. Poi. Artigiano, un branco di morti si dirige verso la tua fortezza. Andiamo a sede. Vieni a sede, lascia la cassa. Vieni, vieni. Vieni a sede, vieni. E poi è finito anche il cibo, ha finito. Comunque l'ideologia è di 6 vendee, sarà una prima orda semplice, spero. Giorno 5. E 5 dei, non è 6 vendee. Ma se noi stiamo dentro e chi se ne frega? Entrano dentro? Comunque io non credo. Il castello è stato distrutto, ma io non do quale castello? Questo? Ma quale castello? Questo non è un castello. Non ho castelli io. Vabbè, allora intanto noi costruiamo. Ora manca ramoscello. 20 ramoscelli. Porca boia. Prendiamo cachi e prende anche ramoscelli. Ormai siamo diventati pratici. Ruppolo con relativi ramoscelli. Questo è un altro dungeon. E qui però c'è un albero che poi andranno ripiantati, io credo, eh. Mi fa sicuramente. Ho fame. E che palle però. Mangiate il luppolo. Ah, qui c'è, è vero, qui c'era la cucina quella randomica, però 77 di fame. Ancora lupo, ma l'ha ammazzato prima il lupo. Ah, e poi si cambia bioma, giusto. Fame, mo dobbiamo andare in cucina e vedere
cosa si può preparare. Perché la combinazione la presa anche da lontano. Pettorale di rame ancora. Io spero che tutta questa roba si possa. Posso in qualche modo riciclare, che sennò c'è già un sacco di roba inutile. Qui non abbocca nessuno, ma che cos'è? L'hai preso? 57. Vediamo se troviamo due fagioli. L'ha preso. Riponi con garbo. Ok, qui cibo. Dov'è il cibo? L'ho visto prima. Ma perché me ne mette qua il cibo? Sarà commestibile sta roba? Ok, paglia pure, si è preso. Al cavolo. Ah, rapa rossa. Ah, è rosa. Gli oggetti del negozio sono stati aggiornati. Che c'è anche un negozio? Api, ma penso che si faranno i cavoli loro. Crea amuleto Belbufle, amuleto dell'ucinghialo. Ah, ti daranno sicuramente dei bonus, che però al momento non posso fare niente. Coniglio bonus, coniglio, vieni. Ah, andate nella tana. Dente di leone. Rosmarino, fagioli, allora che ti devo dire, mi fai le finte. Mirtilli, ma io posso rubare un po' di miele? No, ho rubato proprio le api. Ova, si è preso le api e tutto questo, si mangia pure le api. Qui entrare. Facciamoci un po' di cibo, poi andiamo nei dungeon. Si è offeso perché gli ha dato un calcetto. Era un calcetto di simpatia. Al pecoro. Vieni. Ecco, che più che altro mi sa. Ma perché fa questo rutto? Improponibile. Allora, tanto lui c'ha sicuramente fame, ma io pietanze mi sa che non ne ho più. Cosa molliamo? Lì potrebbe essere tutto utile. Vediamo il fungo blu. O qualcuno mi ha chiesto il fungo blu, non ricordo. Magna, vai. Non mangia, non gradisce. Se io voglio buttarlo fuori. Raccoglie tutto, raccoglie la metà, lascia X. Preferisco la lana che mi serve per le corde. E poi ti ringrazio perché. Ne ha beccato un altro. E si romperà la gabbia, secondo me. Ha fame. Mi sa che la gabbia si è rotta. Utilizzo la gabbia due volte. E poi ha preso dei ricci. Mancano i ramoscelli. Sì, allora l'ho preso un po' di ramoscelli. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare.
Possiamo fare uova sorde. Basta. Ma scusa, ma c'è un fottio di roba. Semi essiccati. Capito, ma io c'ho un bel po' di roba in realtà di cibo. Sono pieno. Vabbè, io li metto qui tanto se sono comunicanti, come mi ha detto Alessandro, da quello che ho capito. Penso che li metto qua perché magari me ne conta per fare qualcosa. Le posso buttare direttamente senza far avanti e indietro tutte le volte. Un sacco di cibo in realtà lui non è che non ce l'ha, solo che non si combina con le pietanze. Il discorso è quello, perché volendo c'è la carne d'agnello, se la cucini con un po' di sale, un po' di pepe. Non è che non viene, viene anche buono. Problema. Andiamo un passivo, magari migliorandolo. 6-10-05, mamma mia. Miglioriamo un po' pesantuccia. Vai, il discorso vini, il discorso. Quante ne voleva? Ah, lo posso fare. O faccio l'orto, ho il pollaio, ho l'ovile e il legno. Secondo me l'orto. L'orto e il pollaio sono i primi. 40, 20, 18, 10, 6, 2. Ne potrei fare anche. È fatto brutto così? Ricette. Ah. La carota. La rapa. Quindi se esco i semi. Però ne posso fare uno alla volta o più alla volta. No, forse per ognuno, però mancano i semi proprio. Ok. Ricette. Forse questo è per migliorarlo. Ok. E qua allora a questo punto fammi il pollaio. Manca legno. Pollaio. Allora, ci vogliono i semi di pollo. La piuma per fare. Ci vuole la piuma per fare il pollo. E le uova le sono magnate. Raccogliere prodotti. Io penso che mi conta anche quello che ho. Ah, qua per migliorarlo. I fagioli pise sì, però vuole, da quello che ho capito, vuole semi. Vediamo se mi conta.
Io ce l'ho, però ce l'ho interi, lui vorrebbe semi, almeno che io non posso trasformarli in semi. Piume. E uova, non ce l'ho, le uova non ce l'ho. Però le piume sì. Se sono le piume che intende lui, Allora. Penso che ci sia solo un tipo di piuma, no? Allora c'è anche più di un tipo di piuma. E quelli non vanno bene. Qui ora mi dice molto probabilmente di raccogliere. Mi dice carote non ne ho. I fagioli. Allora forse le trasforma lui direttamente in semi. No. Però non li vede nel coso. Se ce l'ho nel baule non li vede. Quindi. Quindi se io riprendo questi, lui in automatico, se io voglio, me li fa valere come semi. Cachi. Penso che i cachi gli freghi qualcosa, però. Allora, carota, io l'ho presa, però non me li vede come semi. Quindi questi sono tutti semi, me li vede come semi. E le carote io le ho prese, 7, e non me li vede, quindi allora sono due cose separate. Sospende la produzione attuale, ma perché? Allora fa una cosa alla volta. Non le fa tutte insieme. Più 2 di sazietà. Non è che si è messi proprio benissimo a cibo, perché c'ho gli ultimi funghetti allucinogeni. Però abbiamo preso un pollo, attenzione. Là. E abbiamo preso anche un bracciale di rame. E stavo leggendo. Lo pigli. Una freccia. E adesso io il pollo qua regola dovrei poter mettere. No. Uno di uno. Ah, con il pollo io posso dire fare le uova allora. Piume. Con le piume. No, con il pollo faccio le piume. No, con le piume faccio il pollo. Adesso, magari non sapevano come fatti procreare il pollo, hanno preso le piume. Ma quindi con un pollo fa le piume e con quell'altro fa le uova. Ok, ci sono due polli. Beh, la fantasia ci poteva pure stare che con le piume facevi un pollo. C'era poca carne, magari, però. Però io scusi, c'ho il pollo, perché non lo posso fare? Un polletto arrosto. No, non lo voglio migliorare. Erano anche semi essiccati, ma di cosa semi di zucca sono? Niente, allora i funghi, manca il fungo, manca sti semi.
abbiamo anche il miele, per semi di cosa? Di semi essiccati, di dove li essicco i semi io? La raparosa. Ah, facciamo fuori anche il brodino di raparosa, deve essere proprio buono il brodino. Che le poche volte che ho sentito. Che poi in realtà non sono rape queste, sembrano quasi ravanelli. Più che rape. Quindi, diciamo che attualmente siamo alla disperata ricerca di cibo, perché più che altro fungo. Abbiamo tutto quello che è commestibile. Cachi basta, per favore, ancora cachi. Tutti i tipi di fungo. Cos'era questo? Spada ruggine, ce ne avrò un ballino. Ma povero lupino. Al limite andrò avanti di funghio. Cosa devo fare? Le brutte. Cos'hai preso? Paglia. Fame 78. Ah, questo è per l'amuleto. Ok, se l'ha visto. Che a volta c'era qualcuno. Qui andiamo in un altro bioma. Anche perché se dobbiamo andare in qualche dungeon, che mi sembra di averne visto i 2-3 qua. Ah, c'è anche questo. Buttiamo un occhio. No, ma guarda il lavoro. Aspetta, fa. Madonna, mi hanno shottato. Notte, Alessandro. Grazie per la compagnia. Ah, ti conviene raccogliere le verdure e le uova dell'orto solo quando il contatore è 10 su 10. Ok, grazie. E ora sono morto come un bischerotto. Ottieni bottino, ok. Effetto ferita mortale. Ah, perché c'è il malus quando muori. Meno 25 di sazietà, meno 2 di resistenza al sanguinamento, meno 15% di PF. Ti ringrazio, sei molto gentile. No, meno qui non c'ho niente di PF io. 0 di 153. Ma perché non posso più entrare? Ah, ma sono un fantasma. No, non ci creda. Come sono un fantasma? Sono invisibile. Forse per andarsi a riprendere il corpo. Le vettovaglie. Ah, eccomi qua. Ok, e quindi. Ah. Quindi, ok, sono morto e c'ho. Che è per sempre però questo malus. Allora, se lo colpisci. No, ce la facciamo? Almeno una pecora in difesa. Uno per. Io spero, secondo me è fissa quella roba lì. Ok, allora, entrare. 8 su 10, ne aspettiamo 10 su 10 come ha detto Alessandro. Ci manca un altro polletto. Per prenderci un altro polletto. Che è successo? Ha fatto? 10 su 10, raccogliere i prodotti e li facciamo. Io non so però come portare la roba che prendiamo, trasformarla in semi. La cosa che mi preoccupa di più è il cibo, perché abbiamo un sacco di cibo, però.
non lo possiamo trasformare. Allora, questo sì, ok. Ne approfitterei, consumiamo tutto il sale e forse me ne pentirò, però. No, ci sono rimasti 6 di sale. Almeno questo ce l'abbiamo. 4. Ok. 4 funghetti. Quindi io farei un altro paio di trappole. Io ne farei avvagonate trappole, anche perché ogni 2 volte che le usi si rompono e manca la moscello. Che valeva, vabbè, intanto mettiamo questo, almeno uova e piume, dopo siamo a posto. Se becchiamo un altro, no, questo è un pollo. Sembra tanto un pollo. Metti. Vai via rana, che non. Non ci finisce però, vabbè. Ci finirà, eh. Qui. Capisco, io ho detto prima inizia. Ok. L'uovo. Quindi adesso abbiamo 10 uova. Allora, se non ho capito male. Sì. Andiamo a vedere se posso farci qualcosa da mangiare. Possiamo fare le uova sode con 3 uova. Va bene. Il minimo ce lo siamo garantito. Dov'è le uova sode? Mettiamo il cibo qua. Eccolo qua. Ok. Adesso che un po' di cibo ce l'abbiamo, si potrebbe pure. Continuiamo a fare dungeon. Per vedere di beccavo. Ah. Io qua non so come funzioni sta cosa. Molto probabilmente c'è da sbloccare qualcosa. Cioè dagli forse il pane a lei, molto probabilmente. Vuole del pane. Che non è di così facile soluzione. Comunque vabbè, un po' di cibo ce l'abbiamo. Che è quello che all'inizio magari serve un po' di più. Ecco quanti sono? Sì, ma hanno menato un bel po', eh. Sono un po' duretti, un po' troppo duretti però sta gente qua.
troppo duretti. Ok, qua finisce. Intossicazione, purtroppo ce la subiamo. E non vorrei morire un'altra volta, perché se poi si accumulano i malus. Oh. Unghiettino, fungo cadaverico. Ma qui subiamo, c'è poco da fare. Allora, almeno qui l'abbiamo visitata tutta e non ci dobbiamo preoccupare. Prendiamo la fialetta. Dacci i vostri. Ma guarda, sto topo malefico. Spada rugginì, sempre le solite cose però, eh. Vai, corri, 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 non perdere tempo. Ok, qua sembra che non ci sia altro. Cioè, controllare costantemente il cibo e la vita. Ma non andava avanti, accidenti a te. E il topo che accompagna tutte le volte. Qui non ci si può andare, no? Ok, di qua abbiamo visto tutto. Qua io non posso fare niente. Sento gente che cammina. Qua si chiude, magari è un giro inutile che sto facendo io, però almeno vorrei fare le cose fatte bene nel possibile. Sa che non abbiamo neanche più l'armatura, eh? Madonna. Allora, sì, infatti c'è tutta l'armatura e anche gli stivali. Naturalmente non c'è un cavolo nemmeno qua in fondo, però mi devo levare il dubbio. Niente, infatti. Passiamo allegramente nel fumo. L'ultima boccetta ce la spariamo. Chiuso. Ma sto topo rompi balle. È rimasto incantato. Ok, qui con lui ci abbiamo parlato prima, voleva aprire le scrigne, abbiamo già fatto. Ok,
che no. Credo che questo sia l'ultimo. C'è delle cose sullo sfondo che... Piale tutte, eh. Non ti risparmiare. Anche dal topo, piale tutte. No, in realtà continua. Mi ero illuso. Il battimento è molto poco realistico. Aggiungerei anche un pochino penoso, però... Bagnotta perché la voleva la signorina. Le frecce saranno importanti. Lo so. Non possiamo lanciare uno scrigno, sicuramente. Posso uscire senza di fare tutto il viaggio da capo? Sto morendo anche di fame, non voglio morire un'altra volta, ragazzi, perché il malus è ancora presente. Fiale non l'abbiamo più, quindi dovremmo scoprire anche come farci queste fiale di cura. È chiuso, poi scende ancora, ma arrivederci, come se avesse accettato, eh? È che moriremo di nebbia alla grande. Dai, 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 che ci sei fuori dalla nebbia, su. Mangia qualcosa, mangia qualcosa. Vedi che come mangia qualcosa si ripia. Ancora. E qui moriamo. Non c'ho qualcosa? Mi sa che è bruciata questa. Avere una lenta agonia. Adesso siamo fantasmi. Che zuccona, e non posso fare altro io. Allora, subito ad accogliermi sti maledetti. Sono già morti un paio di volte. Ma che c'è la nebbia pure qua? No, eh.
Allora, fagioli, raccogli. Ok. Gallinotto qua deve aver finito. C'è morta la gallina. E che da qua non c'è niente? O ci hanno rubato o è morta, una delle due. Mettiamola qua. Diciamo che il combattimento è abbastanza banale, però il resto. La sopravvivenza non è così banale. Io pensavo che prendendo una gallina noi l'abbiamo apposta per la vita, invece no. Non è apposta per niente. Vai, entra, mortacci tua, su. Allora. Qui c'è una cassaforte. Vediamo un po' la fornace, se ci può dare qualche consiglio. Gli stivali, pelle di coniglio 1. E quelli sono meglio, uno di armatura. Ok, questa la facciamo. Stivali di lupo, così utilizziamo anche un po' la pelle di lupo. Sì. Tiene la gonnella, gli stivali, la gonnella, l'armatura, sti cavoli. Bello, pettorino d'osso. Posso fare un botto. Comunque abbiamo anche l'arco, eh. Che la signorina voleva tre di pane, se non mi sbaglio. Che poi se non li mette insieme non vanno neanche in automatico. Ho capito, però almeno li mettesse insieme in automatico io magari facevo un po' meno fatica. Vai di salute, vai. Ok, migliorare cosa vuole, a parte beh. Ok, queste cosette qua le abbiamo fatte. Poi falegnameria.
spada comunque è utile. Già la giornata 9. Ancora non abbiamo fatto praticamente niente. La birra con il mio miele, acqua della morte, che cosa fa? Base per alcune pozioni, io la farei sicuramente. Lui vuole caccia selvaggia, più 20% contro gli animali, più 12% resistenza agli attacchi animali. Vabbè, non mi sembra una cosa così. 10 danno, meno 20 armatura, no, ma anche no. È che tutto quello che si fa, diciamo, è estremamente positivo. C'è anche qualcosa che sarebbe meglio non fare, per quello che sto notando. E comunque si muore abbastanza facilmente, eh. Serve legno, che altro, tanto cibo che non posso mangiare perché non lo posso combinare con altro. Ma perché non c'entra? Vai, continua a prendere alberi, verdure. Allora, vai, Arana, non mi piace. Non mi piace, Arana. Questo è Santa Dungeon, credo. Carina perché comunque ha missioni, devi portare. Certo, non è Dark Souls 3, ovvio, però. Wow, cos'è wow? Che è? È il topo? Non è il dungeon di prima. Io questi dungeon mi sa che non mi conviene tanto girottolare perché vedo che più vai a giro più sei vulnerabile. Anche questi ce n'ho un pacco. Qui lo scrigno. Frecce. Questo è buono. Questo è buono. Bracciali del cacciatore, bracciali di rame. E questo brodo leggero del cadavere. Più 20 danno contro i morti viventi, più 10 resistenza di attacchi dei morti viventi. Questo potrebbe essere utile. Sta cavolo di nebbia che fa strage. Ti pareva che non è chiuso. Dacci. Magna, tanto che ci pensi, magna. Quindi per il momento bisogna cercare di evitare sta nebbia, però se mi fate l'uscita o l'entrata. Dov'è allora?
comunque c'è troppa nebbia a sto giro. Questo comunque è un altro dungeon. Io parto in su. Ah, su giù, e dimmelo prima. Giù. E lo cercavo, pensavo fosse un altro. No, io tipo non vado, mi dispiace. Basta intossicarsi. Sono anche veloci questi, eh. Guerriero 3. C'è un botto di quella carne lì, non so come cucinarla. Di qua non si può. E poi. Manca andare, ma qui ci rilasciamo la pelle un'altra volta. Eccoci. Ma questa è più difficile ancora di quell'altra. Oh cazzo! Ho finito. Vabbè, metti l'arco. Anche là, però anche l'arco c'ha le frecce, non è che ci abbiamo tante frecce. Quindi magari utilizziamolo nel dungeon. Infatti abbiamo 21 di vita, non è che. Minchia. No, la casa, dov'è la casa? Cibo al volo, cibo al volo. No. Che boia. Crepiamo di cibo a sto giro. C'è per fungo, c'è per fungo. C'è per la gallina. C'è per fungo, 7. No. Muoio. 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 Ma dai, ma su! Ma che palle! Vabbè, muoio, oh, che video è? Si è ingobbito! È in casa il cadavere, vada. Quindi per due adesso. Si muore, che è una bellezza. Comunque ragazzi, era più che altro oggi ho fatto una live serale breve, più che altro per farvi vedere il gioco. Poi penso che riprenderemo alle 5 e mezzo della prossima settimana.
Io magari lo proverò, continuerò a provarlo anche un pochino off camera per vedere un po' com'è, però diciamo che ci sono sicuramente giochi migliori, sempre di GDR. Tre fuori lo scudo in legno. Poi di scudi ne ho già un paio. La lampada. Cosa mi potrebbe servire? Servirebbe migliorarlo in realtà. Ma comunque un po' di tavole di legno le abbiamo fatte. Qui ci vuole anche una marea di risorse, a quanto vedo, per fare cose differenti. Abbiamo 27 frecce più una 28. Questo si è già rotto. La roba si rompe abbastanza rapidamente, però. Questi li rimettiamo tutti perché tanto poi li cambiano automatico, ho visto. Ne mettiamo anche uno di questi e uno di questi. Diciamo che non è complicato, però non è nemmeno tanto semplicissimo. Che carino. Possiamo fare ancora la zucca, anche se non è che mi interessa. Abbiamo un consumo di carota. Quindi anche qua, se noi mettiamo la gallina per far l'uovo, che noi in realtà abbiamo una gallina, perché mi dice di no? Perché per l'uovo no? Ah, perché è diverso. Vabbè, a me di più non è che mi interessano granché adesso, però. Quindi noi dobbiamo raccogliere, da quello che ho capito, più o meno tutto, perché tanto è tutto ad uso e consumo abbastanza rapido. Quindi, visto che le cose non si possono neanche riparare. Però io perché non posso aumentare la forza, la difesa, diplomazia. Ah, questi sono clan. Diplomazia in che senso? Intanto ho il primo livello di guerriero che mi dà più 5 di resistenza, lo stato di confusione, più 5 di sanguinamento e abilità richiesta 3 su 3. Poi in pratica non so quanto possa essere utile, però intanto qua adesso non voglio l'arma. Io sì, l'arma, ok, però adesso voglio usare questi due, non voglio usare cosa
Come faccio a farglielo capire? No. Io non voglio usare l'arma adesso. Ah, QR cambia, ok. Ah, col shift la parata, ho capito. E dimmelo prima. Abbastanza bruttina come... Insomma, alla fine della giostra, che mi posso fare? Niente. 4, 5, 6, 10. Neanche tanto. Magari la rana me la mangio a questo punto. Ah, fagioli sono quei ramettini lì, ok. Oh, si è offeso di qualcosa. Questo è un dungeon. L'albero potrebbe essere anche qualcosa di... no, non è. Tana della strega. C'è un baule però. Space crea. Fiamma infiammabile lo facciamo perché secondo me già è pieno, ma che palle. Butta via, non so effettivamente cosa. Cosa può essere meno utile? Lascia. Penso che le pigne siano indispensabili. Ah, ma la sega non c'è. L'esercito si avvicina. Io non sta cosa dell'esercito. Dove si avvicina? Che io non lo vedo. Sta vicina da me? Boh, attendiamo. Le levo, no? Poi dopo me le richiede e devo renderle a cercare. Mica peraltro. Se si ferma il tempo quando sono nel baule, baule magico. Dov'è sto esercito? Dov'è sto esercito, perlomeno? Perlomeno, sto esercito. Quale fortezza?
Dov'è? Verso la tua fortezza. Oh cazzo. No, vabbè. Secondo loro come faccio? Non ci fa manca a picchiarli. Ah sì, ancora, ancora. Quindi 4 per... Ah, ancora gente arriva. Vabbè ragazzi, io comunque direi di concludere qua questa live che abbiamo fatto oggi per Subrebel. E lo proverò un pochino offline e poi magari ci rivedremo anche su questo e anche su... Ma mi fai per il culo? Diciamo che meno male che non l'ho puntato, va. Se c'è il combattimento è morto. Ah, c'ha 49 di vita. Ed è là con 49 di vita. Mi fa male ugualmente. Vabbè ragazzi, comunque direi che per il momento possiamo concludere qua e ci rivedremo lunedì. Quindi ragazzi, buon weekend, ciao a tutti.